Il passaggio del primo turno per una squadra che ha chiuso al secondo posto in classifica potrebbe anche passare come un fatto scontato, ma non per i tifosi dell'Upea, visto che i quarti di finale dei play-off non erano un turno normale, era il derby. Dopo aver visto il baratro della seconda sconfitta in 48 ore, quindi il ricorso alla bella per decidere in salto in semifinale, la gioia tra i supporters rimasti incollati davanti al televisore è esplosa con un non concordato appuntamento di fronte alla sede societaria per attendere il ritorno dei giocatori. Quando siamo andati sotto di 13 pensavamo che forse le gambe non c'erano più, ma poi abbiamo visto la reazione della squadra, dei grandi campioni, soprattutto di Basile che ha preso la squadra sulle spalle. Io ero in campo. Gianluca Basile. Hai sempre creduto che si vinceva questa partita? Certo, fin dall'inizio. Io ero in campo. Tutti, soprattutto Basile. Io ero in campo per te? Basile. Per ringraziare innanzitutto ai ragazzi, alla squadra che ha lottato e ci ha sempre creduto fino in fondo. E poi volevo ringraziare pubblicamente tutti i tifosi di Capo Orlando che hanno tifato alla grande, anche se all'inizio hanno stentato, ma alla fine siamo usciti grandi noi e grandi giocatori. Cuore, cuore e attaccamento al colore e alla squadra. Grandi tutti e grazie a tutti. Ci ha sempre creduto in passaggio a Barcellona di quel del turno a 4-1 alla fine e pensavate che la partita fosse decisa? Se non credevo non giocavo neanche queste partite. Poi dall'inizio, se non credevo non venivo qua. Questo è per te soltanto un passaggio per il prossimo turno. Sicuramente solo un passo verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere.